Se ci sono delle ingiustizie sportive, quindi ci hanno penalizzato con 3 punti, è giusto che comunque Mercogliani paga i playoff. Potevamo andarci a giocare l'ultima partita a Montemiletto sabato, ma purtroppo il giudice sportivo ha deciso così, quindi Ballo che si niente. appresta a vincere il campionato e Montemiletto, anche per il fattore coefficiente punti, potrebbe essere importante per non fare addirittura i playoff. La squadra di Montemiletto potrebbe avere anche lui il salto di categoria. Due Erpina, uno di un'eccellenza, potevano essere tre con il Mercogliano. Parliamo sempre delle stesse cose alla fine. Allora hanno fatto un campionato veramente. Alziamo le mani, facciamo un applauso alle due. Battistrada. Sì, perché veramente hanno macinato punti in modo impressionante. Mercogliano comunque è partito dopo, ma non è che è un alibi per il Mercogliano. Ma un Deminetti lo ha e ballo. Però Complimenti a loro. nel giorno di ritorno il Mercogliano è stato alla pari di queste due squadre, Sì, sì. anche di più. Sì, ma senza altro. Però noi non possiamo sinceramente recriminare sul nostro inizio malandato oppure qualche cosa. Comunque loro, al di là del Mercogliano che ha fatto un campionato di ritorno veramente alla pari, se non migliore di loro hanno fatto un campionato veramente, hanno vinto dappertutto, i punti lo dicono, più 17 punti avanti. Se dovessimo vincere noi là, comunque andiamo a meno 13, a meno 11, perché oggi riposavano, ma Esatto. comunque hanno macinato il Un'altra campionato. domanda, hai giocato tu, con tutte le avversarie, qual è stata la delusione, la squadra che ti ha deluso del campionato? In che senso? Nel senso, tante squadre addette ai lavori, Paolisi, Parca Cuilune, alla fine sono quelle intercampane, sono classificate molto indietro rispetto a Mercogliano, quale di quei tra di queste ti ha deluso particolarmente? No, ma deluso sinceramente, non ho visto una squadra veramente all'altezza delle prime tre, oppure anche il Parco Aquilone, forse il Parco Aquilone mi ha deluso un po', perché aveva una grande squadra, aveva, infatti vinceva il girone di andata, ha vinto facile. Dappertutto, è andata a vincere a San Valentino, è andata a vincere a Montemiletto quando si sono ricombattati. Un Parco Aquilone poteva fare qualcosa in più e oggi poteva andare a fare i playoff.